Continuiamo la nostra analisi sulle opere di Donatello, 1423-1427. In questo spazio di tempo, Donatello, che è già un valente e affermatissimo artista, è chiamato a collaborare con Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e anche altri alla realizzazione della fonte battesimale del battesimo. Battistero di Siena, che è quella che vediamo qui. Per quell'occasione Donatello realizza questa formella in bronzo che raffigura il banchetto di Erode. In questa formella Donatello sarà innovativo perché rappresenta tutto lo spazio e le figure in prospettiva, organizza gli spazi in maniera innovativa e dispone i personaggi anch'essi in maniera innovativa, come vedremo mano a mano nella descrizione. Si tratta di una vicenda biblica in realtà. La storia, come è narrata dalla Bibbia, racconta appunto che Erodiade, che era la madre di Salomè, e dopo vedremo dei due personaggi, abbandonò il marito Filippo I e andò a vivere con il cognato Erode Antipa. Giovanni Battista, San Giovanni Battista, condannò la condotta dei due amanti e li additò come adulteri. Questo provocherà proprio in Erodiade, la donna, un sentimento molto cattivo nei confronti di questo profeta e un desiderio di morte. In occasione del compleanno di Erode, che era appunto l'amante, si organizzò un banchetto e in questo banchetto Erode chiede alla figlia di Erodiade, Salomè, e la sua figliastra, di ballare per lui. Salomè accetta perché è molto sensuale e così la madre chiede a Salomè di chiedere ad Erode, che addirittura per indurla a ballare le aveva promesso addirittura la metà del proprio regno. Ecco, Erodiade invece spinge la figlia a chiedere la testa proprio del profeta, che nel frattempo era stato proprio imprigionato da Erode. Quindi questa è la storia che si trova a raccontare Donatello. Vediamo adesso come nella sua trasfigurazione artistica racconta appunto tutta questa storia che oltretutto si svolge anche nel tempo, oltre che in uno spazio. Ecco, Donatello organizza il racconto per scene successive su piani diversi. E quindi abbiamo un primissimo piano che mostra a sinistra il Erode, al quale viene mostrata la testa di Giovanni Battista. C'è un servo inginocchiato che pone, mostra ad Erode su di un piatto la testa del Battista decapitato. E Donatello praticamente racconta, quindi raffigura in qualche modo, quindi racconta Erode inorridito da questa scena. E come lo rappresenta? Lo rappresenta con il corpo che si ritrae all'indietro, le palme delle mani mostrate, il volto corrucciato. Ci comunica con una sola gestualità tutto l'orrore che deve aver provato, il quale fra l'altro aveva dato l'assenso alla decapitazione, ma è inorridito da ciò che è stato fatto. E questo viene trasmesso immediatamente. Donatello caratterizza il personaggio, come abbiamo già visto in altre statue, caratterizza il personaggio rappresentando i sentimenti e le emozioni in maniera immediata attraverso la gestualità e il volto.
Donatello non finisce qua, non termina qui, perché rappresenta anche gli altri personaggi, e anche gli altri personaggi si ritraggono, cioè si allontanano da quella scena in maniera evidente, addirittura uno ha le mani al volto, ancora di più a rappresentare l'orribile e macabro spettacolo. Quindi anche il raccapriccio che questo personaggio si viene a provare. Ogni personaggio è caratterizzato nel volto e nell'atteggiamento, al fine di comunicarci le emozioni e i sentimenti che essi potevano aver provato in quel momento. Quindi, in qualche modo, Donatello rappresenta non tanto e non solo i personaggi, ma rappresenta l'effetto che il delitto ha avuto sui personaggi. E anche la posizione ce lo racconta, perché tutti si ritraggono come si allontanano e si dirigono verso gli estremi della formella. Si viene così a creare un vuoto, ecco, un vuoto al centro. Questo vuoto compositivo lascia intravedere altri elementi della scena appositamente sistemati da Donatello, come il pavimento e il tavolo. Il pavimento e il tavolo hanno delle linee ortogonali a chi guarda, e quindi in qualche modo Donatello ha la possibilità di raffigurare quelli che chiamiamo gli indicatori prospettici, creando così l'illusione di una profondità che difficilmente si era visto nel passato in un basso rilievo, come è questo. Ma per dare ancora maggior risalto a questo effetto di profondità, Donatello si inventa ancora altro, perché alle spalle del gruppo lui sistema un muro ad altezza uomo come una sorta di fondale per la scena principale, quella in primo piano. Ma su questo parapetto, su questo muro, rappresenta degli archi, e quindi degli archi che fanno intravedere ciò che si succede dietro nell'altro ambiente. In realtà questo ambiente, anch'esso poi nella parete di fondo, ha ancora degli archi e delle finestrature che fanno intravedere ancora un altro ambiente. E che cosa si vede nella prima scena? Sono eventi che si sono succeduti nel tempo. Infatti, nel primo riquadro, subito dietro il gruppo centrale, si intravede un suonatore di uno strumento musicale e alcuni personaggi che stanno osservando ed ascoltando. Evidentemente si sta riferendo alla danza che Salomè fece per Erode precedentemente. Poi dopo ci fu la richiesta della testa del Battista da parte di Salomè, e infatti nell'altro ambiente, quello che è ancora al di là dell'altra serie di archi, si vede una serva o qualcuno che mostra la testa già mozzata, evidentemente sia Salomè che Erodiade, che devono essere i due personaggi a destra. Ecco, questo succedersi di archi e questi avvenimenti accaduti ci fanno fare una considerazione. Donatello raffigura ciò che è avvenuto nel tempo, e ciò che è avvenuto nel tempo più lontano viene rappresentato fisicamente, materialmente e prospetticamente più lontano, mentre mette in primo piano quello che è accaduto al momento, quello che si sta raccontando, è come un ricordo. Bene, questo è uno stravolgimento della dinamica del racconto medievale. Nel racconto medievale, nel ciclo, quando si doveva raccontare un fatto che avveniva nel tempo, per ogni episodio della storia si sarebbe fatto o formato una formella o un riquadro a sé stante.
Donatello invece sconvolge questo ciclo, questa rappresentazione, appunto, in quanto riesce a mettere nello stesso spazio fatti avvenuti in tempi diversi, creando in realtà appositi spazi all'interno dello stesso spazio. Lo spazio di cui parliamo ovviamente è quello della formella. All'interno dello spazio di una formella è come se lui avesse creato prospetticamente più spazi, gli spazi più in primo piano accolgono personaggi ed eventi più vicini a noi, gli spazi più in secondo piano, in terzo piano, accolgono episodi e personaggi che si muovono nel tempo più lontano. Quindi, più è lontano nel tempo, più lo spazio è quello lontano. Ottiene anche tecnicamente questo notevole effetto di profondità perché mano a mano che rappresenta gli spazi più lontani, lo spessore che lui dà ai vari elementi è sempre minore, ovvero sia in primo piano i personaggi sono quasi a tutto tondo, si potrebbe dire, perché sono visibili in tutti i loro dettagli. Già nello spazio subito dietro i personaggi sono di poco rilevati, quelli ancora più indietro, i personaggi e anche le strutture architettoniche sono di poco rilevate, quelli ancora più indietro sono ancora meno rilevate. E questo ovviamente contribuisce a dare un forte senso di profondità. Il tutto accompagnato dall'uso della prospettiva, in quanto ci sono moltissimi indicatori prospettici, come avevamo detto prima, sia il tavolo che le fughe delle linee delle mattonelle, quelle lì ortogonali, ma anche lo spessore dei pilastri e degli archi. Passiamo adesso all'analisi di un'altra opera. Questo gruppo statuario, questa statua, questo monumento, Donatello lo ha eseguito nel suo periodo padovano e si trova appunto a Padova. È un monumento celebrativo in onore di un capitano di Ventura, il cui nome era Erasmo da Narni, che poi fu soprannominato il Gattamelata, che aveva combattuto per la Repubblica di Venezia e ne aveva allargato i possedimenti. Il monumento è poggiato su un alto basamento, anche dalla forma un po' particolare, che in realtà è il vero e proprio mausoleo del Gattamelata, cioè la sua tomba. Ecco, questo piedistallo, se lo guardiamo dal lato corto ci appare come una colonna in realtà, perché è proprio come una colonna allungata, anziché essere circolare, come una colonna ovale. E sicuramente Donatello per la sua realizzazione si è fatto ispirare dalla statuaria romana. Quella che vediamo adesso è il Marco Aurelio, è la statua di questo di Marco Aurelio che attualmente è in Piazza del Campidoglio ed è una statua appunto di un gruppo statuario di epoca romana. Ritornando al nostro monumento equestre al Gattamelata, possiamo vedere come l'impostazione generale sia molto simile e quindi anche i riferimenti siano molto simili, il Gattamelata rappresentato come un imperatore romano, un grande condottiero. Come siamo stati abituati a vedere, Donatello cerca di conferire il più alto grado di realismo e di naturalezza, rendere credibile, insomma, una statua credibile sta rappresentando un animale e il suo cavaliere. È proprio nelle pose che Donatello, con piccoli accorgimenti, riesce a dare questa grande naturalezza. Infatti, vediamo che sia il volto del Gattamelata che quello del cavallo sono rivolti verso sinistra, come a dire che il Gattamelata stava cercando di aggiustare il tiro e la direzione del cavallo.
Inoltre, vediamo come il pugno chiuso della mano sinistra trattiene in maniera salda le redini del cavallo, mentre nell'altra mano, la mano destra, impugna un bastone, è il bastone del comando, ovviamente. Se osserviamo con più attenzione, sia il bastone che descrive fondamentalmente una retta ideale, continua idealmente appunto con la stessa inclinazione e direzione con lo spadone che è al suo fianco. Ecco, idealmente nella mente dello spettatore si viene a determinare una linea, una vera e propria linea bastone-spadone, che come vediamo è una diagonale che in realtà sarebbe la diagonale dell'eventuale figura geometrica rettangoloide in cui potremmo iscrivere tutto il gruppo statuario. Questa diagonale risulta in opposizione poi con il resto delle masse compositive che invece sono poste tutte quante su piani orizzontali. Le zampe, le quattro zampe, rappresentano un blocco orizzontale, il corpo del cavallo rappresenta un altro blocco orizzontale, la testa e il corpo del cavaliere un altro blocco orizzontale. Andando poi ad osservare il volto del Gattamelata, riconosciamo nella struttura compositiva i caratteri della ritrattistica della statuaria romana, che, come possiamo ricordare, erano aderenti al vero, diversamente dal bello ideale ricercato dalla statuaria greca classica. Nella ritrattistica romana si mettevano in evidenza tutti i particolari anatomici che erano propri del personaggio, si faceva un vero e proprio ritratto caratterizzante quel personaggio, riconoscevi la persona, non era idealizzata, abbellita. E possiamo vedere appunto un volto molto fermo, gli occhi penetranti, la bocca serrata, e anche tutti i muscoli del volto sono atteggiati con una mascella volitiva, sono atteggiati appunto ad esprimere fermezza, decisione, risolutezza, attitudine al comando, insomma tutte quelle qualità che si chiedevano ad un vero e proprio condottiero. Ecco, questo doveva essere il vero Gattamelata, un uomo quindi un uomo risoluto, forte. Eppure nel rappresentarlo come Marco Aurelio viene anche ad essere celebrato, quindi in qualche modo anche idealizzato. Ed è proprio questa la grandezza di Donatello, riuscire a fare un monumento celebrativo e quindi che normalmente sarebbe stato abbellito, ritoccato, aggiustato, parlo del volto, del corpo, eccetera, ma lui contemporaneamente riesce a infondere nei suoi personaggi quella verità, quella vitalità dell'uomo. Cioè, nella celebrazione del personaggio riconosciamo anche il carattere dell'uomo. Parimenti che per l'uomo anche come tratta l'animale, il cavallo, è molto veritiero, è molto veristico, naturalistico. La zampa sollevata, la testa reclinata da un lato, la zampa sollevata oltretutto lui la appoggia su una sorta di palla da cannone per motivi statici fondamentalmente. Il bronzo è un materiale molto pesante. Indubbiamente l'elaborazione di questa statua deve essere stato anche frutto di un'attentissima osservazione dal vero, come possiamo vedere dai diversi dettagli, dalla muscolatura del cavallo fino ad arrivare alla rappresentazione della sella, dei finimenti che devono essere proprio quelli del tempo di Donatello. Un altro riferimento va fatto alla tecnica.
di realizzazione. Abbiamo parlato di bronzo, il bronzo praticamente viene fuso nelle varie forme e tutta l'opera è stata fusa a pezzi e poi assemblata sul luogo mediante delle grappe interne che tengono unite le varie parti. Ebbene, i punti di unione non sono visibili perché poi sono stati rifiniti i bordi che combaciavano, sono stati rifiniti col cesello. E queste sono tecniche molto raffinate di realizzazione che appunto eguagliano le mirabili tecniche che avevano raggiunto, la mirabile tecnica che avevano raggiunto nell'antichità classica. Veniamo adesso ad analizzare un'altra famosissima opera di Donatello. Si tratta del David. Quest'opera fu commissionata a Donatello da Cosimo de' Medici per il proprio palazzo. È una fusione a cera persa, dimensioni pressoché naturali. Ricordiamo che la fusione a cera persa prevede la realizzazione di una statua. Generalmente in argilla e poi con i calchi opportunamente organizzati, un calco esterno e un calco interno che lasciava un piccolo spessore che ricreava le fattezze, si riusciva ad avere una statua in metallo, ma non in metallo pieno, ma in metallo vuoto all'interno. Quindi tutta la statua ha uno spessore di 1 centimetro al massimo, pochi millimetri comunque. Come possiamo osservare da queste immagini, ogni punto di vista che si prende per osservare la statua, essa appare comunque coerente in ogni punto, il che significa che Donatello non l'ha pensata come una statua da appoggiare in una nicchia e quindi da dare la preferenza alla visione frontale, ma come una statua effettivamente a tutto tondo, quindi da ogni punto di vista che la si guardi, essa offre spettacolo della sua bellezza. Tutti ben conosciamo la storia di David e della sua lotta con Golia, ma alcuni dettagli nella statua di Donatello ce lo fanno identificare poi il personaggio anche con un altro personaggio, questa volta preso dal mito, cioè Hermes, il messaggero degli dei. Infatti, di Hermes ha il copricapo, come vediamo in questa immagine, ma anche i calzari, come vediamo in questo ulteriore dettaglio. E quindi, se fosse interpretato come Hermes, sarebbe rappresentato appunto Hermes che guarda la testa del mostro Argo che lui aveva mozzato in uno dei suoi racconti mitologici. Dobbiamo dire che questa è la prima statua a tutto tondo che rappresenta un nudo maschile, in quanto dall'antichità classica fino a questo momento, dopo l'antichità classica, non era mai più stato rappresentato un nudo maschile. Per la postura, Donatello si ispira alla statuaria classica, con una gamba leggermente avanzata, l'altra invece tesa a sostenere il peso del corpo, il bacino inclinato da un lato, le spalle inclinate dall'altro, quasi a formare una sorta di serpentina, con un braccio in tensione e l'altro disteso. Ecco, il classico chiasmo della statuaria greca classica. Ma a questo però lui aggiunge altro, come è suo solito, aggiunge quella pensosità e quindi quell'introspezione psicologica che viene fuori soprattutto dal volto, oltre che dalla postura generale.
Infatti, David appare assorto, pensieroso su ciò che ha ai suoi piedi, su quello che ha fatto, pensando probabilmente a come sia riuscito a ottenere questo risultato. Un altro aspetto che bisogna sempre mettere in evidenza della statuaria è la superficie della statua stessa, in quanto a seconda della superficie, se è molto liscia, se è scabra, se è martellata, eccetera, la luce colpisce in un determinato modo. Bene, Donatello conferisce a questa statua una superficie particolarmente liscia e quindi riflettente, ed è come se la luce riuscisse in qualche modo a scolpire ancor meglio e a definire ancor meglio tutti i dettagli dell'intera statua. Cioè sembra quasi che la luce scorra addosso a questo monumento, a questa statua, scorra come se definisse in ogni suo aspetto. L'aspetto del giovane è appunto il corpo di un adolescente, insomma, non ha dei muscoli estremamente formati, anche il bacino è piuttosto stretto. La luce, come dicevamo, è abbastanza evidente nei vari punti della statua e infine però nella parte terminale, lì dove c'è la testa, quasi si blocca. Qui le superfici infatti sono diverse e anche le masse sono diverse e creano delle ombre più profonde. E arriviamo finalmente all'ultima opera di Donatello che analizziamo oggi. Si tratta della Maddalena Penitente. Ecco, in questa statua che è in legno di pioppo intagliato, un materiale molto tenero e quindi facile da lavorare, Donatello in qualche modo va contro, trasgredisce i dettami e la statuaria che classica, perché non ha nessun riferimento appunto alla compostezza della statuaria classica, ma si concentra piuttosto sull'indagine e l'analisi psicologica dell'animo umano. Parimenti a come aveva cercato nelle opere giovanili con i profeti Geremia e Abacuc, dove le teste, il volto e i corpi erano sicuramente anticlassici, come lo è questo d'altronde. Si tratta dell'opera, una delle ultime opere, quindi una sorta di testamento artistico che Donatello ci lascia. Maddalena, lui se la raffigura non più bella nel suo aspetto, ma come una vecchia, insomma, ormai consumata dai digiuni, dall'astinenza e dalle penitenze che lei stessa si infliggeva. Il volto quindi è solcato di rughe, gli occhi sono infossati, tutto il contrario di quello che avrebbe fatto uno scultore della Grecia classica, che avrebbe rappresentato una bellezza ideale. Ecco, qui proprio si va contro questo concetto di bellezza fisica, dove anche la magrezza, il volto scavato e quindi non gradevole dal punto di vista estetico, eppure proprio attraverso questo tipo di raffigurazione noi riusciamo a comprendere il dolore e la disperazione della donna, il valore della sua interiorità. Il corpo è coperto in realtà dai capelli della Maddalena stessa, quindi lei è senza vestiti, è nuda per come è. Anche questo è estremamente espressivo e simbolico del suo essere donna, cioè una donna vera, non una donna idealizzata, una persona vera con tutte le sue brutture e bellezze, che però sono brutture e bellezze interiori,
che Donatello cerca di farci vedere con gli occhi, quindi qualcosa che non è concreto, ma che Donatello, nella sua trasfigurazione artistica, cerca di farci comprendere attraverso gli occhi.